Il gruppo è riuscito ad attraversare il primo piano, ma Mirul li ha scoperti. Fortuna volle che Mirul è un codardo, quindi ha deciso di scappare, informando semplicemente coloro che erano al primo piano, che non se la sono vista proprio bene. Di fronte a voi. Jared parte Adam, sono il lupo cattivo. Ti lascerò la Shining che Toc toc, motherfucker! Dov'è che bussi che hai sfondato il muro? Sì, tra l'iniziativa. Iniziativa o... Cioè, quello si è cagato sotto, mica iniziativa su cosa? La situazione di Ada. Io sono quello che bussa. E come bussa? Oh, finalmente! I'm the one who knock. E sono sempre il secondo, forse? No, sono il terzo. Però non ti è giunto al turno. Vabbè, 20. Wow. Ok. Scopriamo sto sgorbietto quanto fa. Spriggan ha fatto 16. Ok. Madonna. Allora, dopo che Ada ha sfondato delicatamente il muro... Delicata, delicatissima. Delicata. Vede lo scorpio e fa: che brutto. Cioè, comunque, guarda questo qua armato fino ai denti. E... per ora non lo provo ad attaccare. Rimane un attimo ferma. Quindi va in difesa assoluta. In tutto questo, il folletto non so se mi odia ancora. Il folletto se n'è andato via. Il folletto anche se volevo lanciarlo. Del tipo, fuck this, shit time out. Comunque, Lili, che vuoi fare? Allora, Lili, vedendo che siete così bravi, ad uccidere i mostri. Mi esploro un'altra stanza. Forse il rastello. Vabbè, non sarebbe male. Diciamo che se trovi il nemico so cazzi tuoi dopo. Invece no. Vediamo che c'è nell'altra stanza. Magari c'è qualcosa di interessante. O di più potente. Ok. Allora, mi casta invisibilità. E, oddio, che altra stanza c'è, scusatemi. Giustamente, invisibilità te, ma non questa la tigre. Qui. Apro la porta qua. L'altra un po' di non difficile. Quell'altra di sicuro. Ok, mettiti in quella stanza. Ok, mi dura 50 round. Non c'è un c'è una cassa. Dormi. Sì, okay. Sarebbe questa la cassa. Una sedia, un tavolino. Ah, che quindi. Sì. Infatti, quindi anche qui c'è la cassa, allora. Ah, a posto. Facciamo fuori perché tanto. Vabbè, tanto adesso tocca a te. Lo lancio verso la cassa per davvero, micchia. Vai, Turion, vai. No, a posto. Esatto. Io ho fatto, guardate. Ok, tiro nuovamente per il martello, ma vicino martellata, okay. Voglio giocare a golf. Ok, vai. Si spara bene. Tutto qua. No. Oh, ha fatto sembrare. Sì. Ok, dovevi farvi spaccare in due invece. 9 danni. Ok. Una martellata. Ho dato una botta al microfono adesso. Però a me è registrato. Ah, non sono l'unico posto. Perfetto. Allora. Dunque, Turion allo gnomo, allo Spriggan. Sì, non giusto, la... scusami, quindi tu vai, Thorin. Mi ero dimenticato. Excuse me. Thorin, scusa. Tipo, da come lo gnomo era forse in fase di vita, ora non più. Io faccio sia in power okay. Che intrappolante. Quindi, in totale mi prendo 2 burn, che sono 10 danni non letali su di me. E
E niente, faccio il mio Karate Blast. Aggiungo un... Allora, avendo 2 punti di Barn, c'ho più 2 all'attacco e un D6 più 4 per Empower e più 4 per i 2 punti Barn, quindi un D6 più 8. Facendo 2-1 su 4 dadi, ho comunque fatto 26 Ada danni. dice impressive. Bello. No. E Deve intanto. fare una prova per vedere se oppure non lo so, limito. La cosa è se il blast, quando il mio blast infliggeranno a un nemico, il nemico Ah, è ok. entangled per un minuto. Ok, Non mi va bene. ricordo la traduzione. Sì. E penso sia intralciato. Può fare durante il suo turno, può, come azione standard, una prova di artista della fuga o di forza contro la CD, cioè contro la CD. Oppure può provare ad infliggere abbastanza danni da romperlo, Ok. Ah, cioè ok. no, danni pari al doppio La del mio cineta, livello da cineta. E niente, io ho fatto. Mi segno il meno. Tocca ad Ada. Qualcosa imploso ora. Giusto per farvelo leggere per una volta. In carica, quindi c'è anche un più 2 a tutti questi danni. Allora, tanto più 2. Allora, 18 o di più 18 sono 36. Più 25 più 26 più altri 31. Tutti contundenti, letali. Sì, Gli ho fatto Rush. saltare, praticamente, le ha fatto saltare praticamente la testa. No, no, senza bull rush. Le tette a cazzotti. Sì, quattro cazzotti sono arrivati in faccia. E con l'ultimo l'ho staccato praticamente la testa. Ok, quindi lui è morto. Morto male, proprio. Brutta fine. Sì. Ti ha svitato la pelle praticamente. Tu vedete, dalla testa ha sentito. Stappato la bottiglia. Sì, è la stessa cosa, vedi, uno Champagne. spruzzo di champagne o di sangue, ma alla fine è la stessa cosa, che differenza c'è? Appunto. Le cene le fanno entrambi. Ok. Dai. È morto. Adesso abbiamo finito la cucina tutta da esplorare. No, Sherlock, Dio è morto. Dice, se cammini senza testa mi Mio amico è morto. preoccupo. Se ti punti da solo, No, sarò uno Sherlock. Sherlock, please. Va bene. Allora, comunque, anche lì c'è una cassa. Vediamo che c'è Ok. dentro. No. Non scopri che c'è un mimic. Tipo un mimica matrioska. Una c'è Allora, nel dentro la momento in cui cesta. la apri, vi trovate un biscotto a forma di drago bianco, non occhio blu. No, cazzo. Ma per E culo. diciamo delle gambe di qualcosa, di qualche animale strano, vecchi di 3 giorni, si sente proprio la puzza. Cioè, ma proprio veramente sentite la puzza di carne lasciata dentro per 3 giorni. Mamma mia, che schifo. Cosa trovo nel mio... Tu invece, tirami di percezione. Ovviamente... Oppure perché devi. Allora, capisci che questa è la stanza. È la stanza di una persona che abita qui. Cioè, nel senso, non è una. Non è una guardia, non è qualcuno di passaggio. Una persona che si è proprio stabilita lì. E vedi appunto questa cassa con un lucchettone.
Vuoi provare ad aprirla? Ci sono tanti modi per aprire una cassa. Attenzione Aprendola perché se o contiene delle rompendola? pozioni puoi essere fortunato o meno, eh. È un lancio della moneta. Metti caso che Ah, c'è tipo. ok. Metti caso che c'è un D2 veleno così. strapotente che ti uccide tutti. L'hai liberata, eh. Attenzione. Appunto, io non avendo le capacità, le competenze, ragazzi, qualcuno riesce ad aprire un Sì, tetto? del tipo ci guardiamo Guarda, tutti. io la romperei. Tipo, Io ci ho un guardiamo livello tutti. verificatissimo per aprire i Aprire un lucchetti. lucchetto? Martelli? Sì. Potete Martelli. anche rompere solo il lucchetto se siete precisi. Tipo... Ragazzi, Va bene, infatti. Sì, preciso, io sono già con pronto. precisione! Lanciare le Cosa? munizioni del baule. Precisione che Va bene, con precisione, fuori dalla stanza così sono sicuro di non sbagliare mira. Vabbè, nel frattempo Nella stanza. Ada si prende Precisione. sto biscotto. Però non lo mangia, non è che gli ispiri tantissimo. Chi ti ha detto? Chi ti ha detto? Ci sono le gocciole. Visto che qua non c'è niente di utile, andiamocene. Vabbè, allora quindi volete aprire questa cassa oppure? Ok. Ada Sì, no, perché apriamo. non è che se. Cioè, vabbè. Ada rimane in stanza, ma non è che manco ci prova. Ok, chi vuole fare la prova per rompere il lucchetto? Ci provo io, dai. Che sei più, de Vai, vai prima te, sei più pure, pure. delicato. Va bene, Cioè, chi è infatti. efficace? Minchia. Più che altro perché io se lo faccio col martello serve a poco e se lo faccio con la roccia non penso di potermi dare il lucchetto. Ok, dai, cos'è che devo tirare di Attacco. Devi preciso? attaccare la il lucchetto. No. No, direttamente attacco base, fine. Meno che non hai disattivare congegni, ma dubito che tu ce l'abbia. Ok, Magari addio avessi. addio lucchetto. Rompi il lucchetto e aprendolo trovi. Rompo la chat. Allora, all'interno trovi, nell'elisir trovi quattro pozioni. Ti serve Ok, mi devi costa. percepire il magico all'interno. Devi percepire il magico. Ok, nel dubbio, Ok, questo metti qui in proprio non borsa, mi poi si può interessa, a vedere. posto. Poi trovi un paio di bracciali con sopra disegnati dei draghi, fatti in argento. Come spada. Oh, belli! Dammeli! Li vuoi? No. Li vuoi dare? Oh, che bello. Sì. Non sono io che Basta sto crashare, crashando, porca puttana. eh. Intanto disegno bracciali Sono io. da bracciali con drago Connessioni sopra. italiane. Ok. Sì. In argento, ricordiamoci. Biscotto mi Quindi sembra, sono non si sa perfette, mai. dai. Sì. Sempre perfette. Poi E poi trovi credo. anche uno scettro, tutto ingioiellato, un'agata, tre quarzi blu e una sacca di monete. All'interno ci sono. Ok, prendi già la A poi. calcolatrice. Ci sono 256 monete Oddio. d'oro, 473 di rame e 8. No, scusami, 473 d'argento, 894 di rame. Convertite sono. Allora, 256 più Aiuto. 47 Ok. più 8. Ok. Poi, no, Ok. sono 12 più 1. Eh sì. Allora, poi lo scettro vale Minchia. 175. L'agata vale 50. Ok. Tutti e tre i quarzi blu valgono 100. E poi ti sono rimaste due monete d'argento e quattro di rame. Ok. Ok. Ok, poi dopo li dividiamo per quanto. 637 monete d'oro. Tenete le segnate.
Ok, adesso dove volete andare? Guarda qui. Vediamo le stanze rimaste. Infatti, andiamo in questa stanza qui sotto, okay. Ormai. Sì, tanto sono invisibile. Quindi entri per primo tu, immagino. E per prima Lily, che è invisibile. Sì. Aspetta. Prima, prego. E sei invisibile? Credo, però se volete, sì. In caso quella persona che vedrà la porta di sì, già, vabbè, tanto il vento. Nell'ora poi realizzo. Tipo, poi dici, scusa, quale vento? Okay. Allora, faccia. Ehi, ehi. Si sente cantare la risposta. Ok. Allora, di fronte a te... Ho perso nuova pagina. Sono un genio, mamma mia. A posto. Ok. Allora, di fronte a te c'è... c'è un tavolo. E quella che sembra essere la biblioteca della torre. E c'è questa persona qui che intenta leggere un libro con una mano sulla spada. No, perché sei invisibile. Vede la porta aprirsi, ma non vede altro, quindi... Sì. Era nel vento. Sì, non ho un furtivo. Cosa? A... Pirla. Cioè, tipo, mi metto di dire. E poi? La colpisci? Basta, ci provo. Senza ma? Cioè, ovviamente tu vedi questa persona che praticamente... Fuori dal cazzo rispetto a tutte queste persone. Cioè... No. Potresti essere sentito. Prendi. Siamo fino adesso mostri, qui vedi una persona che ha una parvenza di normale, che non è vestita come le guardie d'inverno, non ha vestiti bianchi addosso. Se vuoi gli faccio uno scherzone, mi metti e gli faccio chi sei? Chi sei tu? Dici sottovoce? Con un tiro di furtività? Con un tiro di furtività e poi di diplomazia. C'è problema, sì, tanto... Dammi da più 20. Che cazzo. Beh, stealth. Beh, è potentissimo. Per fortuna che ti dà 20. Per fortuna. Però tecnicamente... La fortuna è quella. Mobile, quindi è più quella. Lei si gira cercando di capire da dove arriva la voce, ma non riesce a sentirla. Ok, vai. È diplomazia. 15. Comincia a gridare chi sei, lascia il libro e estrae la spada. Guardandosi intorno. La domanda l'ho fatta io, in realtà, chi sei tu? E continua a urlare. Questi giochi da strega non mi spaventano. Vattene o ti distruggo con i miei poteri. Cosa? Posso fare una cosa? Sì, sì. Questa è una donna. Urla. Questa, ok. Che vogliamo fare? Perché sembra non essere dalla parte della strega. Da quello che dice. Infatti, mi sembra una persona. Oh! Aggressivo nella stanza con ma che... dire. Perché lo faccio per davvero? Arrivo davanti a lei, con fare minaccio lo faccio. Oh! Arriva e fa oh! E quella ti risponde con un attacco invece. E tu vabbè, ci ho provato. Vabbè, il discorso è prima prendermi la CA quella. Vabbè, in verità è facile, mi sa. Neanche noi siamo con la strega.
Diciamo che 16, neanche noi siamo con l'altra dove che io entro così. Non ti tocca. Non ti tocca, vero? Perfetto. Eh? No, 23. Ci riprovi la seconda volta. Vabbè, aspetta, intanto, tirate iniziativa, scusa un attimo. Io mi sono solamente andato là a cazzeggiare, fine. Iniziativa. Cioè, mi fa tipo la scena di un nano che entra nella stanza. Oh. A questo punto c'è il problema, sei tu. Scusate, ora li avvio. Minchia, mi sto rompendo. Stai a fare i danni. Allora, nel tempo, tutti sentiamo il casino. Delle urla, il tuo... Oh, scusa, cafonissimo. Vabbè, cioè, io c'ho un subwoofer con sta... Oh. Sta lì, lì decide cosa fare. Allora, Ada si avvicina. Guarda un po'. A cercare di fermarla. Attacco l'opportunità da parte di... di questa creatura, di questa simpaticona. Tipo, tu ti busci te con il tuo AO. Che non colpisce questo, non colpisce Ada. Però ok. Ada colpisce okay, me. Uno è un critico, si è capito. Con tutti e due. Però no, danno non letale stavolta. Lì implode. Minchia. Il critico sì. Non letale, l'è stunnata. Cioè, di vita. Aspetta. No, allora, fammi vedere un attimo. Allora, se danno non letale, allora 15. Sono 15, 17, sono 22, 32, 41 e 20, 61, sì. Ok, è stata è stortita. Quindi, la stende sul tavolo e gli lascia il biscotto che ha trovato là dentro.